Love is in the air. Si chiama Love is in the Air proprio come la nota canzone degli anni 70, ma in questo caso non si tratta di note musicali, ma di beneficenza allo stato puro. Per il secondo anno consecutivo, dopo la felice prima edizione dello scorso anno, nell'area in the air, qualche settimana fa, ci sono proprio andati i piloti della 27 Aerobatics, l'associazione di piloti acrobatici basata nell'aeroporto di Fano, che hanno portato in aria non solo il loro amore per chi ha bisogno, ma a pagamento e a fini benefici tutti coloro che in una domenica hanno voluto provare l'ebbrezza di stare in un aeroplano dalle alte prestazioni e vivere una sensazione unica ed irripetibile, e per i più temerari provare anche l'adrenalina di qualche evoluzione, soft naturalmente ed in tutta sicurezza, perché i piloti della pattuglia acrobatica sono dei veri professionisti dell'aria, piloti con migliaia e migliaia di ore di volo al loro attivo e comandanti di linea, ma con la passione dell'acrobazia nel loro tempo libero. Tutto questo ha generato un sostanzioso assegno di 2.260 euro, più del doppio dello scorso anno, donato anche questa volta al reparto di neuropsichiatria infantile di Marche Nord della dottoressa Vera Stoppioni, per le esigenze del reparto e dei suoi piccoli pazienti. Per cui anche quest'anno ci hanno dato la disponibilità di volare per noi e per raccogliere soldi per il nostro reparto, che ha sempre bisogno di un po' di supporto, e anche per qualche bambino che frequenta il nostro reparto, quindi un aiuto veramente preziosissimo. Quest'anno poi ciliegina sulla torta una donazione ad hoc, un presidio medico-sanitario speciale grazie al quale una piccola paziente del reparto necessitava per poter camminare assistita dai più grandi, acquistato direttamente con i proventi dell'iniziativa e donato questa mattina assieme all'assegno direttamente nelle mani dei familiari della piccola paziente. E per noi è un'enorme gioia, una soddisfazione incredibile. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, i piloti che hanno volato del nostro gruppo per primi, che abbiamo volato dalla mattina alla sera tantissimo quel giorno lì, e soprattutto la Fano Fortune, e questo in qualità Massimo, che ci hanno dato una grossa mano nell'organizzare l'evento, ci sono veramente messi a disposizione al 100% per far sì che tutto ciò andasse al meglio. Quindi un grazie gigante e una grande soddisfazione. È partita l'idea da Paolo e io l'ho aiutato in tutto per tutto, perché ritengo che il sociale, l'aeroporto deve prevalentemente portare la città, portare aiuto al sociale che magari ha più bisogno, e grazie anche a Paolo, che poi è lui e il suo club, la 27 Aerobatics, che siamo potuti fare per il secondo anno di seguito, e speriamo anche per i prossimi anni ancora questa donazione.